Tantissime novità per la nuova filiale BCC di Altavilla Silentina, inaugurata lo scorso 9 dicembre, che di recente è stata interessata a un netto lavoro di restyling, sia negli arredamenti che nei servizi offerti alla clientela. Sì, sicuramente è una gioia il rilancio di questa banca e il rilancio anche del territorio, perché un territorio senza banca non è un territorio autosufficiente dal punto di vista economico. Il nostro territorio è un territorio fatto da piccole e medie imprese, dove hanno l'esigenza tutti i giorni di fare operazioni bancarie, poi con come si usa oggi che è tutto online, quindi veramente la banca è un punto strategico per il territorio. E poi Altavilla Silentina, ma non solo, il comprensorio circostante anche dei comuni limitrofi, è un territorio produttivo, è un territorio in espansione. Altavilla è un territorio che è in crescita come residenti in controcorrente rispetto al resto dei territori dei nostri comuni circoscanti della provincia di Salerno. Quindi sono contento che la banca stamattina ha riaperto i battenti ed è molto bella pure internamente dal punto di vista dell'architettura, di come è stata fatta. Poi devo ringraziare il presidente ma tutto il consiglio di amministrazione, dove quando serve un contributo al territorio sono sempre a disposizione. Ultimamente, da quando hanno devastato dei vandali, dei ragazzini di Cerrelli qua, hanno distrutto il parco gioco, loro hanno approvato la notizia dai giornali, dai media, si sono messi a disposizione. In pochi giorni abbiamo ricostruito il parco gioco, recuperando quello esistente e inserendo anche nuovi giochini per la comunità, per i bambini, per farli giocare. Quindi veramente devo dire un grazie alla BCC, nella persona del Presidente e del suo Consiglio di Amministrazione. Noi collaboriamo sul territorio assieme e quindi speriamo che vada tutto bene e che sia come il territorio comunale cresce in termini di numero di attività produttive, così deve crescere anche la banca.